Abbiamo voluto dare un segnale importante, cioè far sì che nella competizione elettorale più difficile, quella cioè che è basata sulle preferenze, a guidare le liste siano delle donne, e quindi un messaggio non soltanto simbolico, la politica è fatta anche di simboli, ma un messaggio di contenuto. Un messaggio chiaro all'elettorato di centrosinistra. Alessandra Moretti commenta così la scelta di Renzi di schierare 5 donne capolista per le europee. L'ex vice sindaco di Vicenza è beata tra gli uomini. Con lei questa mattina la presentazione dei candidati democratici veneti c'erano Flavio Zanonato, Franco Frigo, Andrea Zanoni e Federico Vantini. Voglio portare il Veneto in Europa, e cioè l'intrapresa, meno burocrazia, il fatto di aiutare concretamente le imprese, il fatto di aiutare l'imprenditoria, quella cioè che si rimbocca le maniche. Nel mirino di Franco Frigo ci sono i fondi strutturali che potrebbero essere usati per rinnovare il territorio veneto. Noi avremo l'obbligo per i prossimi 7 anni di destinare il 5% almeno dei 3 miliardi che ci sono stati assegnati per siti di carattere metropolitano, che vuol dire praticamente unire conoscenza, formazione e innovazione e ricerca. In corso anche l'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato, che chiede più Europa. Dobbiamo avere un'Europa in cui c'è un punto di vista unitario, come avviene nella Federazione degli Stati Uniti d'America, come avviene nella Federazione degli Stati del Canada, cioè un punto di vista unitario, perché abbiamo il problema del lavoro, perché abbiamo il problema della ripresa produttiva, perché siamo la più grande realtà economica del mondo, ma non pesiamo politicamente nel mondo come potremmo pesare.